Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova parte della guida di Pokémon Diamante da Kizilomath 4. Questa è la parte numero 67. Ok, nel video precedente siamo arrivati finalmente ad Arenipoli, ultima città prima della Via Vittoria e quindi della Lega Pokémon. E ora proseguiamo. Ok, allora, la squadra è composta da Garchomp, con le seguenti mosse: Gastrodon, Infernape, Dialga, 94 Dialga e Staraptor e Bibarel. 94 Dialga è un Pokémon dedicato, ovvero dedicato a un amico di YouTube. Scusate, appunto a Super Dialga 1994, che è il mio carissimo amico. Io ho così deciso di dedicargli un nome apposta. Ok, ragazzi, questa è l'ultima medaglia prima della Lega Pokémon. Abbiamo già ben 6 no. 2, 4, 6, 8, 7 medaglie, ne manca ancora una. L'ultima medaglia si trova ad Arenipoli e dobbiamo andare a cercare il capopalestra di questa città, che si trova al faro. Ma prima io vorrei passare in questo negozio qua, dove è possibile comprare i bolli. I bolli si possono applicare, sono delle cose che si possono applicare ai Pokémon. Io ne compro uno così, dai. Poi farò vedere anche bene come si applicano. Music Ball. Ma sì, soltanto per prenderli. Questi qua si applicano sulle sfere di Pokémon e ogni volta che il Pokémon uscirà dalla sfera ci sarà questo piccolo effettino. Vabbè, lasciamo perdere e andiamo a cercare il capopalestra di questa città per poterlo sfidare e ottenere quindi la nostra ultima medaglia. Allora, saliamo su questo ponte e andiamo verso giù per andare a trovare il padre di Lucinda, che ci può così dare anche uno strumento per il nostro Pokénav. Questo prima di tutto però è il faro e noi ci saliamo. L'ascensore va in automatico. Eccoci arrivati. Ecco qua, questo è il faro. Allora, il capopalestra è questo qua che sta guardando appunto dal cannocchiale, gli parliamo e ci dirà che si sfiderà. Ok, ora se ne andrà via e tornerà alla palestra. Guardando dal binocolo riusciamo a intravedere la Lega Pokémon, che di solito però è coperta da una fitta nebbia. Non so se nel gioco è sicuro è coperta da una fitta nebbia, però qua nell'emulatore non mi pare. Vabbè, scendiamo. E a questo punto l'unica cosa che possiamo fare è dirigerci verso il capopalestra. Ma prima vi voglio far vedere una cosa che avevo notato, cioè un allenatore un po' particolare che si trova sul percorso prima di arrivare a Napoli, tra gli allenatori che noi avevamo battuto. Torniamo indietro, torniamo sul percorso. Intanto lo sfido adesso perché non l'avevo sfidato. Sul percorso 222, vicino alla riva, in questa casetta qui. Sì? Fai vedere? Sì, in questa casetta qui, il Pika Fan Club, è possibile trovare un allenatore tra tutti questi Pikachu. Come vedete ci sono un sacco di Pikachu, ma l'ultimo Pikachu in fondo allenato vicino alla finestra è un allenatore. È una cosa un po' particolare. Volevo farvi vedere, ma penso che in molti l'abbiamo scoperta. Ok, utilizziamo una delle mosse di tipo terra di Garchomp per vedere come funziona, perché penso che userò Garchomp e Gastrodon alla palestra tipo elettro. Vediamo come va la fossa. Io penso che utilizzerò le mosse di Garchomp e Gastrodon, soprattutto fossa e Pantanobomba. Sono le mosse più potenti che ci sono. Cioè, tutti potrebbero combattere tranne Staraptor perché piglia 3 o 4 fulmini e mi va capo come niente. Ok, allora, facciamo fuori questo allenatore e ci dirigiamo verso la palestra. Ok, la cosa ve l'ho fatta vedere, ma era anche un po' una cavolata. Vogliamo per far prima.
Intanto siamo già lì. Ok, Arenipoli. Allora, andiamo su questo specie di punticello e andiamo a Norg. Dovremmo scendere da quella parte lì. Quella lì vedete un mazzo a forma di Snorlax. Non so perché sia a forma di Snorlax. Ok, prendiamo questo strumento prima. Una pietra tuono, che mi sembra la cosa più logica a trovare in questa città. Usando scala roccia qui entreremo nella casa dove troviamo il padre di Lucinda. E vediamo cosa ha da dirci. Ok, ecco qua il padre di Lucinda. Ah, ok, allora, non è il padre di Lucinda, ma è uno scienziato che ha inventato uno strumento per i Pokédron e che ci chiede di portargli più Pokémon, di portargli vari Pokémon di specie diversa. E poi penso che ci regalerà qualcosa, ma non mi ricordo cosa adesso. Ok, allora, in queste due casette nulla da niente, a parte in questa dove andando qua ogni giorno è possibile ricevere un fiocco da dare al proprio Pokémon. Ma la ritengo una cosa un po' inutile. Andiamo alla palestra, che è bloccata da Vulcano, che avevamo incontrato una volta aspetta, non so come si dice, una volta varcata la soglia per arrivare ad Arenipoli. E ora dobbiamo dare una lotta infuocata appunto al capo palestra di questa città, come ci ha chiesto di fare Vulcano. Ok, allora, questa qua è una delle palestre più complicate con questo breve enigma, perché è veramente irrisolvibile. Ok, ho già sbagliato. Sì, ho sbagliato clamorosamente. Ok, fatto. Andiamo di qua e apriamo questo. Fatto, ecco il primo allenatore. Alternerò Gastrodon e Garchomp in base al... a quante volte possono usare la mossa, perché il Garchomp può usare fossa soltanto 10 volte. Mi ha già sprecato 2 contro 2 Pikachu. Ok, proviamo un po' a Shiryu a livello 44. Qua Shiryu l'ho sconfitto, andiamo avanti. Beh, questa era semplice. Ok, eccoci qua, andiamo avanti. Qua cambia il pulsante, cambia perché farà un mezzo giro, farà un giro completo, mezzo giro, vabbè, più o meno. E bisogna cercare di far alzare anche quella scala per poterci passare sopra. Ok, battiamo anche questo scolare e poi penso che terminiamo la parte, perché entriamo in tempo delimitato da YouTube, ovvero 10 minuti. Ok, vabbè, qua non c'entra tanto usare fossa, avrei potuto usare il dragartigli. Non so perché l'ho fatto. Perché ho collegato palestra tipo elettro uguale mosse di tipo terra. Ma poco importa. Sconfitto. Allora giriamo anche queste piattaforme qua. Giriamo questa. E possiamo salire anche lì sopra. Però prima ho battuto questo alternatore. Dai, fra poco siamo anche alla Lega Pokémon. Un bel Luxio. Evoluzione di Shinch. Qua fossa lo uso sicuramente. Fossa su Luxio. E sconfitto anche Luxio. Ok. Andiamo avanti. Però io, ragazzi, mi fermerei qua, proprio in mezzo alla scala. Salviamo la nostra partita, perché è sempre meglio salvare ogni volta che si finisce di giocare. Vi dico, ragazzi, questa parte termina qui, quindi votate, commentate e iscrivetevi. Ciao a tutti!